La prima persona che voglio sentire oggi è Francesca Parisella, che è andata, eccola qui, nella stazione di Roma. Cosa succede in una stazione centrale in Italia di notte? Francesca. Sì, Nicola, io mi trovo alla stazione Termini di Roma, nell'accesso laterale di Via Marsala, e come puoi vedere già molte persone si sono ritrovate qui per passare la notte. Hanno preparato dei letti di fortuna fatti con cartone, con coperte, per isolarsi dal freddo della strada, e poco fa sono passati anche dei volontari per consegnare loro dei pasti caldi. Molti di loro provengono dall'Africa centrale, alcuni dalla zona del Maghreb, ma ti devo dire, Nicola, anche parlando un po' con loro, quasi tutti sono stanziali qui alla stazione Termini. Però è importante sapere che questa è l'accoglienza che non gli... A posto così. Deve essere successo qualche cosa, spero soltanto tecnico. Ci ritroveremo con Francesca Parisella dopo. Siamo stati aggrediti. Che succede, Francesca? Francesca! Ci hanno aggrediti, Nicola. Beh, ma tu vattene via, non te Nicola, ne preoccupare. Non so se mi senti, ci hanno aggrediti. Francesca! Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Ah! Ah! Ma sei pazzo! Oddio, Francesca, vai via! Beh, direi subito alla produzione di chiamare, invece di stare qua a fare... Chiamate la polizia immediatamente! Regia! Già fatto! Andrea Purgatori, Salvatore Tramontano, buonasera. Buonasera. Fatemi sapere, fatemi parlare poi con Francesca al telefono, per favore, mi fate chiamare poi da Francesca. Bene, bene, fatemi chiamare. Non volevamo iniziare così, ma... Andrea. Sì. Guarda, intanto volevo dire delle dimostrazioni che... sono scusami, un po' mordi scusami, e fuggi. Scusami, ecco, scusami, vediamo come scusami, sta Francesca. Che sta succedendo? Scusatemi, sono un attimo interessato più. Oggi vai tagliare, ragazza, sarà a controllare chi? A chi controllate voi? Io t'ascolto. Io mi sono dovuto fermare, stavo a rincorrere là, ho sentito io le urla. Loro sono chiusi in macchina, quindi è chiusa in macchina, va bene. Francesca è chiusa in macchina, questa è l'unica cosa che... Vabbè, ho visto i carabinieri. Sì, va bene, va bene, va bene, va bene. Francesca in linea, Francesca Parisella, come stai? Sì, Nicola, io sto bene anche l'operatore, purtroppo siamo stati aggrediti e adesso sono con la polizia e c'è stato un momento di tensione, per fortuna si è fermato un tassista che ha bloccato il ragazzo che mi stava aggredendo e adesso c'è anche la polizia e quindi diciamo si è un po' ristabilita la normalità, comunque tutto bene, grazie. Ma scusami, avevi questa persona era... avevi fatto cosa è successo? Come... Noi, come avete potuto vedere, eravamo semplicemente anche a distanza da loro perché ci tenevamo a raccontare la situazione di accoglienza che purtroppo possiamo dare nel nostro paese. E loro si sono infastiditi della nostra presenza, ma la prima cosa che hanno fatto è stato aggredirci, spaccare la telecamera e poi, per quanto mi riguarda, rincorrermi, mi ha presa per la giacca e a quel punto diciamo, ho avuto un po' paura. Eh certo. Francesca, insomma, non so che dirti, torna a casa, cioè ovviamente... Sì, sì, tutto bene, adesso sono con la polizia e quindi tutto bene. Bene. Allora, Francesca sta bene, sta facendo la denuncia in questo momento alla stazione Termini e quindi è trattenuta dalla polizia che è intervenuta, è stata salvata da un tassista, questo ci ha detto al telefono. E avete visto quel frame che qualcuno di voi, perché me lo sono chiesto io nella pubblicità, che cosa c'entrasse quel frame di Cappato in mezzo a questa diretta, era semplicemente perché hanno buttato a terra la telecamera. Quindi è partito nella telecamera, nella scheda avevano fatto un'intervista, registrazione. La registrazione precedente, quindi Francesca e l'operatore stanno bene, però insomma resta il punto sostanziale e secondo me... incredibile, che non ha un senso per noi, o forse ce lo ha drammaticamente, cioè quello che in diretta abbiamo raccontato, quello che vuol dire stare alle 11:30 in maniera non invasiva, perché la prima cosa di cui ci siamo preoccupati con Francesca è di non disturbare le persone che stavano lì, volenti o nolenti, sono persone che stavano dormendo in mezzo alla stazione
di una città italiana, quindi insomma non ha fatto nulla di particolarmente invasivo, ma si è trovata in una situazione in cui purtroppo può succedere a molti di noi di trovarsi alle 11:30 in una stazione italiana. Questo è un fatto secondo me gravissimo, purtroppo è la testimonianza secondo me in presa diretta, e mi spiace purtroppo che l'ha sofferta Francesca, ma purtroppo tante altre persone evidentemente cose di questo tipo le soffrono ogni giorno, diverse, più gravi, meno gravi. E non solo alla stazione. Vabbè, comunque, in bocca al lupo a Francesca, speriamo che riesca a raggiungerci in studio, non lo so perché sta ancora con la polizia. In